Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Buonasera, buonasera in diretta con Focus, grazie a tutti per i grandi ascolti della scorsa settimana e stasera, come vedete dal titolo, torniamo sulla guerra sempre in corso tra Movimento 5 Stelle e Lega. C'è un Consiglio dei Ministri proprio in corso in questo momento, è partito in ritardo, doveva iniziare alle 18 e è partito alle 19 e c'è un'altissima tensione e soprattutto c'è un giallo sulla questione del Salva Roma, perché Salvini era insieme ai suoi ministri, mancava invece Luigi Di Maio, c'erano soltanto tre ministri dei 5 Stelle. Salvini ha detto la questione del Salva Roma è stata stralciata, quindi non fa parte del DEF. Invece i 5 Stelle hanno detto non è vero, non se n'è ancora parlato, quindi è tutto da rifare, tutto da fare la questione del Salva Roma. Poi c'è lo scontro sul sottosegretario Siri, che è stato indagato per corruzione, Di Maio ne chiede le dimissioni, Salvini ovviamente non ne vuole sapere perché lo ha detto anche nelle ultime ore, insomma questo scontro continua e ogni volta si dice chissà che cosa accadrà, salterà il governo, ma il governo finora, nonostante i contrasti, è andato avanti. Salvini continua a dire che non ci saranno interruzioni per quanto riguarda l'attività dell'esecutivo. Aspettiamo i vostri commenti, ovviamente ci sono polemiche anche su altri fronti, e aspettiamo le vostre opinioni e intanto vi presento gli ospiti di questa puntata, che ringrazio molto. Rosa Poloni, dei lavoratori precoci, buonasera, buonasera. Rosa. Jacopo Berti, leader del Movimento 5 Stelle, buonasera, consiglio regionale, il Veneto, grazie ad Achille Variatti, buonasera. Presidente dell'Unione delle Province buonasera, Italiane, buonasera, candidato alle europee per il Partito Democratico, come candidato alle europee per la Lega, il segretario nazionale della Lega Livaneda, Gian Antonio Darè. Buonasera, bentornato segretario. Grazie molte all'ex sindaco di Padova, Settimo Gottardo. Buonasera a tutti. Grazie e grazie a Lorenzo Damiano, candidato alle europee per Forza Buonasera. Nuova. Bentornati a tutti, grazie per essere qui in una giornata anche con una pioggia battente, direi anzi un diluvio vero e proprio. Allora, segretario, come va a finire? Perché adesso, oltretutto, dovremmo parlare anche della vicenda dei truffati dalle banche, perché sembra che Salvini abbia detto, pare che sia stato detto anche al TG1, che il fondo sarebbe stato varato, però dobbiamo aspettare le conferme, perché su questo ancora non c'è niente di ufficiale. Come va a finire qui? Perché la Lega, ovviamente, come diceva Salvini fin da qualche giorno, non ha nessuna intenzione di far dimettere Siri, mentre Di Maio insiste e non retrocede. Ma, e sul Salva Roma
C'è ovviamente queste cose messe assieme anche abbastanza diverse. Sulla questione di Siri c'è un avviso di garanzia e naturalmente l'avviso di garanzia, quindi una persona indagata e quindi si dovrebbe dimettere. Si dovrebbe dimettere, ma anche no, perché allora chi non ha avuto un avviso di garanzia è stato sotto inchiesta, penso tutti, e questo non vuol dire che sei una persona che ha sbagliato, che ha fatto, insomma io ho avuto, da sindaco ho avuto 19 esposte alla Corte dei Conti, tra Corte dei Conti e Procura della Repubblica, quindi ero sicuramente perennemente indagato, ma sono qua e non ho avuto neppure un rinvio, nulla, insomma, quindi questo non vuol dire niente. Se poi ci sono delle cause pagherai in proprio come tutte le persone che hanno commesso dei reati. Per quanto riguarda il Salva Roma, mi pare che 12-13 miliardi di buco, che non sono sicuramente dovuti all'amministrazione Raggi, ma è una conseguenza di varie amministrazioni che si sono succedute, è un qualcosa di estremamente pesante, perché 12-13 miliardi vuol dire un 25% di una manovra, e quindi queste sono... Qua abbiamo Settimo Gottardo, io sono stato sindaco, c'è stato il sindaco di Vicenza, e il patto di stabilità per noi era una cosa sacra e inviolabile. Allora non capiamo perché altri comuni in qualche altra parte d'Italia, ma lo stesso anche mi pare Alessandria, abbiano sforato e abbiano soprattutto fatto veramente default. Allora, abbiamo dato l'aiuto a Roma quando c'è stato il Giubileo, poi abbiamo fatto Roma Capitale, adesso arriva questa nuova, cioè il Comune di Roma, 65.000 dipendenti mi pare, vorrei capire, ha più dipendenti della Fiat. Allora c'è qualcosa che non funziona, perché se le strade sono piene di buche, le immondizie stanno coprendo la città, se niente funziona vuol dire che o non vanno a lavorare o comunque la gestione che, ripeto, è fatta non certo dal sindaco ma di tutto l'apparato, vuol dire che non funziona, quindi va rivisto l'apparato prima di dare i soldi e capire perché ci sono questi buchi, questi 13 miliardi. Allora, vediamo la prima pagina del Corriere della Sera, come riporta la situazione politica. Caos nel governo, Salvini stralciato, il Salva Roma, ma i 5 Stelle smentiscono. Allora, Presidente, mi pare ci fosse anche... Oggi il Partito Democratico ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del governo. Mozioni di sfiducia vengono presentate dall'opposizione a chi governa e non è niente di nuovo da questo punto di vista. Però, veda, c'è un problema serio. Questo governo era partito con l'idea di un grande cambiamento. Avevano fatto un contratto tra due forze politiche, Lega e 5 Stelle, che non si amavano, che avevano fin dall'inizio delle idee molto diverse su come risolvere i grandi nodi del Paese, poi hanno trovato un compromesso, ma è un compromesso che non regge. Questo spiega tutte queste tensioni del giorno per giorno. Ad esempio su Salva Roma, adesso io sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Darei, cioè chi va a Roma, chi ha avuto modo di andare a Roma anche recentemente, vede una città che sembra non avere il sindaco, non avere un'amministrazione. C'era una buca in via Nazionale, io sono passato col taxi, il tassista che la conosceva ha sterzato per non andarci dentro. Dopo 15 giorni sono tornato, sono ripassato per la stessa strada e la buca c'era ancora. Se una roba del genere fosse successa a Vicenza o nelle nostre strade, il sindaco sarebbe stato preso per il collo. C'è la città ha dei grandi problemi, ma non si possono buttare in continuazione quattrini senza risolvere strutturalmente i problemi di quella città. E se questa amministrazione, parlo di quella di Roma, in questi anni non è riuscita a prendere in mano la situazione, forse effettivamente è meglio un commissariamento, e allora a quel punto si mettono dei soldi, il commissario prende o i commissari prendono in mano la situazione e cominciano a riportarla a norma, perché quella lì è una
voragine di quattrini pubblici di tutti noi. Io ho fatto il sindaco di Vicenza e di anno in anno dovevamo stare attenti ai 10.000 euro perché c'era il patto di stabilità. E di anno in anno abbiamo mantenuto gli equilibri di bilancio e di anno in anno abbiamo cercato di governare al meglio i quattrini pubblici, mai una cosa buttata fuori dalla finestra, guardando alla massima efficienza dei servizi. Adesso sarebbe veramente una vergogna che tanto sudore dei piccoli comuni finisse in una voragine. Ma questo è un esempio di qualcosa che non sta andando in questo governo e non vorrei essere un facile profeta che, come al solito, i cittadini vengono presi in giro perché affinché i cittadini voteranno nelle europee il governo resisterà, di riffe e di raffe troveranno dei compromessi. Per poi, una volta che i cittadini si saranno espressi, diciamo, va tutto all'aria e richiamiamo i cittadini a votare per le elezioni nazionali. Mi verrebbe da dire due sole parole, direttore. Così non va. Andava bene prima? No, ma così non va. Allora, titolo del giornale di Sallusti, Salva Roma, governo del caos. Lega 5 Stelle sono ai ferri corti e non da oggi, Salvini annuncia stralciato il Salva Roma, ma i 5 Stelle smentiscono. Jacopo Verti, allora, però sembra veramente in questa circostanza che non ci siano margini di manovra per rientrare su certe posizioni, perché nel momento in cui tu dici Siri si deve dimettere e si insiste su questo, non è che a un certo punto si può. Oggi Di Maio non era in Consiglio dei Ministri. Questa assenza che significato ha, secondo lei? Cioè, una rottura bella e buona, insomma. Ma io parto da quanto è stato detto fino adesso. Se cambiamento deve essere, cambiamento sia. E il cambiamento parte prima di tutto da noi stessi come espressione dei cittadini all'interno della politica. E questo vuol dire un taglio netto rispetto a tutta la politica che c'è stata prima, che scriveva leggi da ladri, scritte per i ladri, per salvare i ladri. L'esempio è il Mose, dove sono riusciti a farla franca grazie a prescrizioni, rinvii, robe, eccetera. Purtroppo bisogna avere la forza di non aspettare sempre, solo che ci sia un giudice che certifica che tu hai fatto un danno. Ma c'è una questione, si chiama questione morale. Allora il cambiamento parte perché non tutto quello che è legale è giusto e non tutto quello che è giusto è legale. Allora dobbiamo iniziare a scindere ciò che è giusto e ciò che è legale. Scusi, però nel frattempo Salvini dice e ha detto allora dovrebbe dimettersi anche la Raggi, no? Per questioni. Io vorrei entrare un attimo sulla questione morale, perché è una questione purtroppo è stata accantonata per troppo tempo. Il cambiamento deve partire da lì. L'espulsione all'interno del 5 Stelle le faccio io. Cioè in tutta Italia sono io e altre due persone che vediamo tutti i procedimenti, quindi facciamo rispettare le regole, il codice etico, giusto o sbagliato che sia. Io le posso assicurare che quando ci sono casi gravi, queste persone vengono accantonate, risolvono i loro problemi e poi nel caso riabilitate. Glielo dico, l'ho fatto per esempio con un assessore e il capogruppo in Campidoglio a Roma, che ha avuto dei problemi, è stato sospeso, nel momento che è rientrato, è successo a De Vito, è stato immediatamente espulso un minuto dopo. Allora questi sono dei segnali forti, perché non vengono tollerati dei reati che possono anche solamente macchiare quella che è un'azione di governo, perché non bisogna solamente essere onesti, bisogna anche apparire onesti, diceva Borsellino. Allora il problema è che quando parliamo di Siri, parliamo di una persona che ha cambiato 3 volte versione in 24 ore. Prima ha detto che non aveva mai sentito neanche parlare di eolico, poi ha detto che l'aveva fatto per la filiera dei piccoli imprenditori e poi alla fine ha detto che l'ha fatto per questo Arata perché gli ha rotto le scatole. Allora, delle tre, l'una. Prima di tutto che ci spieghino perché ha cambiato versione in meno di 24 ore, ma soprattutto qui stiamo parlando di un'indagine di mafia, di Matteo Messina Denaro, il latitante più pericoloso della mafia che esista in circolazione, e di prestanome del latitante più famoso e pericoloso d'Italia, che hanno avuto comunicazioni dirette con i figli di questo Arata. Ci sono le foto sui giornali oggi di Vito Nicastri che dà indicazioni su come gestire gli affari ai figli di Arata. Ora, Arata è la persona a cui fa riferimento Siri,
dalle intercettazioni, noi diciamo nessuno è colpevole prima del processo, ma in una situazione del genere, quando di mezzo c'è corruzione, mafia, pressioni esterne, è giusto che tu ti difenda, ma che tu lo faccia fuori dalle istituzioni. Perché in questo momento, se vogliamo dare un segnale forte, dobbiamo eliminare ogni sospetto. Nel momento in cui dimostri la tua innocenza, come probabilmente sarà, vieni reintegrato. Cioè, dobbiamo avere anche questa capacità. Questa capacità di dare un taglionetto col passato, non è, punto. Non è che l'avete solo voi, abbiamo fatto. Ma perché noi lo dimostriamo? Noi abbiamo fatto delle espulsioni. Perfetto. E io personalmente, allora, noi l'abbiamo fatto in questo caso specifico, ma si fa su un caso concreto, non su un avviso di garanzia. Perché sull'avviso di garanzia, allora io domani stiamo parlando dello stesso figlio di Arata, che è stato assunto da Giorgetti a Palazzo Chigi. Quindi hai un avviso di garanzia. Ma sei colpevole per cosa? Non lo credo. Non lo so, non può essere così, ma una deve essere una cosa fra corruzione e pressioni esterne. Una cosa è perché è una carta, cioè non possiamo quindi fare. Siamo tutti, no, vabbè, ma allora buttare, siamo tutti, no, ma se la buttiamo in vacca va bene. No, se la buttiamo in vacca, buttiamola in vacca. Allora c'è un'indagine in corso. Stiamo sui temi. Tranquillo, che allora, se dico, stando sui temi, la una cosa così importante la prima è che sarà la Lega che risolvi i tuoi problemi sarà giuridici. Sarà la Lega che li risolve. Cioè, sarà la Lega che li risolve. Risolvere i problemi in maniera sempre giusta. Fatto. Tranquilla, lo abbiamo fuori. Sempre Seconda fatto. Seconda questione, perdonatemi. Il cosiddetto Salva Roma è palesemente un fumogeno per distogliere l'attenzione dalla questione Siria e cercare di... Ma fammi piacere, 13 miliardi sono 13 miliardi sono andato a leggere, sono andato a leggere la norma, sono soldi di spiace, e mi dispiace che i due sindaci della finanziaria non abbiano letto la norma fino in fondo, perché la norma dice questo. Il decreto vero Salva Roma fu fatto nel 2008 dal governo Berlusconi, votato da Matteo Salvini favorevolmente per tappare il buco di 13 miliardi di euro al comune di Roma. Quindi Salvini si era d'accordo nel dare i soldi dopo i disastri di Veltroni per coprire, erano 17 miliardi di euro all'epoca, e vennero dati con una misura commissariale. Cosa vuol dire? Che è arrivato un commissario che ha iniziato a gestire 17 miliardi di euro e venivano pagati dallo Stato tutti e 17. Con la nuova norma Salva Roma, quella che si propone, il debito viene scorporato dallo Stato, quindi viene tolto dalle casse dello Stato, e i 500 milioni di euro all'anno, okay, vengono risparmiati 2 miliardi e mezzo, e di quei 500 milioni 300 se li paga il Comune di Roma, perché negli ultimi tre anni, grazie alla Raggi, è in attivo di bilancio, per la prima volta nella storia. Il Comune di Roma è in attivo di bilancio? Sì, no, in attivo di bilancio. No, tu i bilanci anni, dei comuni, da mi tre dispiace, è da ma tre non li anni, hai mai visti. Da tre anni. Tu non puoi da aver visto, anni, se parli così, vabbè, però, non puoi aver visto però, un bilancio. No, allora, qua c'è Achille Variati, che è stato sindaco di una città. Scusate, no. Qua c'è, cioè, tu hai visto il bilancio di Roma? No, te lo posso assicurare, no, no, tu, non, no, tu non lo puoi sono aver tre, visto, ma come posso averlo visto pubblico? Di con 65.000 dipendenti, sono tutte quelle partecipate, ma cosa vuoi aver visto? Posto, dai, cosa che vuoi aver visto? Le ultime cifre, allora, fatemi finire, scusate. Dai, dai. Nel momento in cui abbiamo un risparmio effettivo di 2 miliardi e mezzo di euro per lo Stato, allora non serve la gestione commissariale? Non serve mica. Ma infatti è solamente il casino per togliere l'attenzione alla questione. Ma Fabio Salvini non può farlo in Consiglio dei Ministri, allora? No, no, cioè, no, un momento. Achille Variati, no, andiamo da... A livello di bilanci, lo dico anche a Dare, è ovvio che se tu nel tuo comune ti prendono un tot dei tuoi debiti e te li spostano, è chiaro che il bilancio torna non è più quello di prima, torna a pari oppure va... Non, adesso tu l'hai un po' semplificata. La situazione di Roma è di un comune che non sa stare in equilibrio, punto. E ha necessità di avere una iniezione di soldi dello Stato, cioè dei no, cittadini, scusate, italiani. Non iniezioni. No, non arrivano iniezioni, se non arrivano iniezioni vuol dire che il bilancio l'ho in realtà... io che sono un cittadino normale, ma scusate, non cioè arrivano iniezioni di denaro, ridiscutono il mutuo, uno ha fatto un mutuo 20 anni fa al 20%, no, no, adesso lo ridiscutono al 2%, no, cioè l'ho capito io che sono un cittadino normale, è così, ridiscutono il mutuo, l'ho capito io, cioè voi buttate il fumo negli occhi, ma è così, ridiscutono il mutuo. Signora, lei avrà anche capito tutto. Io che ho fatto il sindaco per 15 anni, le dico che per quello che avevo visto sui conti del Comune di Roma 6 mesi fa,
non adesso, ma 6 mesi fa, quei conti erano di un comune in dissesto finanziario. Non per colpa della Raggi. Ma io colpa della Raggi, no. Cosa vuoi? Le colpe si sono accumulate su Roma, per l'amor di Dio. Ma dico solo che i cittadini di tutti gli altri comuni, perché poi i soldi dello Stato sono di tutti, dico anche, per carità, è la capitale d'Italia, sì, ma mica Berlusconi, mica, ma l'ha fatto Berlusconi, il PD, Marino, no, siamo arrivati Folle, al PD. Siamo arrivati al PD, quindi la verità è che chi sta governando in questo paese e sta governando Roma non sta governando in modo adeguato, punto. Come e ha bisogno presenti? E ha bisogno, aveva garantito grandi novità. Queste novità non vengono avanti, sta smantellando Mafia. Io invece, il mio comune, giù le case di casa, io invece, se cara so, signora, se non segnale questo. Cara signora, il mio comune, io l'ho governato per anni garantendo equilibrio e mantenendo le aziende in utile, le aziende pubbliche. Roma avrebbe bisogno di questo e non ce l'ha. Punto. Quindi classe dirigente inadeguata. Allora sentiremo poi alla fine del giro settimo Gottardo, le pillole di saggezza di Gottardo, sempre apprezzabilissime. E invece sentiamo prima Lorenzo Damiano, e tra l'altro ricordo che lo scontro è anche sul 25 aprile tra Lega e 5 Stelle, perché Di Maio dice che bisogna festeggiarlo, Salvini dice che non andrà alle cerimonie della liberazione, no? Allora, beh, io prima di tutto vorrei dire, è più difficile o più facile gestire un bilancio di un'azienda privata o è più facile o più difficile gestire un bilancio di un comune? Io ti ho sempre fatto e continuo a fare consulente per aziende venete, soprattutto, dico che i bilanci o li sai gestire bene o sai fare gli utili dell'azienda, o se no l'azienda ti manda a casa, è poco ma sicuro. L'esperienza politica di questi ultimi anni ci hanno dimostrato che molti politici, a prescindere da quella che è la cultura o la provenienza o l'improvviso impadronimento della politica, come può essere quello del Movimento 5 Stelle, a cui domando da chi sono stati pagati per avere in poco tempo avuto così spazio nel mercato mediatico della politica italiana, e infatti oggi c'è una grande crisi morale e culturale. Il problema è che io definisco, ma non solo io, i ragazzi del bar, i ragazzi come me, ragazzi 53 anni che lavorano con le aziende venete, non c'è più una cultura di destra o di sinistra, non c'è più un uomo che rappresenta la politica di una cultura di destra, di centro, di sinistra. C'è un uomo che fa politica e che ha le palle di rischiare la vita per questo paese, per l'Europa e per la sovranità di questo paese italiano, e non per la sottomissione di alcuni burocrati, massoni e delinquenti che ci hanno derubato e continuano a derubarci. Faccia nome, perché non tutti capiscono. C'è un uomo che ha le palle, a chi si riferiva? Deve dirlo, no? Io penso di avere le palle perché sono qua che lo dimostro. Se lo dimostro da anni, che combatto contro l'usura bancaria, contro i delitti di bancari, massoni e sionisti. Attenzione a quello che io dico, non mettetemi in bocca cose che io non dico. Sionisti che governano i parlamenti internazionali. Io dico solo una cosa, ma se la Lega o altri partiti hanno avuto l'espressione del popolo, il popolo che ha votato alcuni esponenti, nel bene e nel male. Il bene sta in una cultura valoriale di destra, ovviamente, non sta in una finta sinistra burocrata che inganna il popolo, che sia chiaro, questo deve essere, ci vorrebbero delle ore per capire queste argomentazioni. Allora, se il popolo è sovrano, ha il diritto che i uomini che comandano questo paese governino il paese, e che non che ci sia qualcheduno che indaga. Cos'è la procura, cos'è la magistratura, che indaga su un uomo che è eletto dal popolo? Ma chi è che comanda? Ma cosa sta dicendo? Stia zitto, io non ho interrotto. Io non ti ho interrotto quando ti ho parlato. Fammi per parlare. Quindi io sto dicendo solamente che se un popolo
è espressione di democrazia e di libertà e dà il potere magari alla Lega, la Lega ha il diritto di comandare questo paese, perché sennò vuol dire che noi siamo sottomessi da alcuni burocrati, bancari, massoni che ci dominano e che governano questo paese. Va bene, Damiano, io sono molto democratico, però non accetto che vengano zittiti gli ospiti. Ma io non li ho interrotti quando Lei parlavo. Non deve dire parli quando glielo dico io, decido io se parlo o non parlo. Per cui mi scusi, direttore. Nel talk si interloquisce, basta non essere troppo rudi, c'è pieno diritto di intervenire. Si può obiettare con il suo ospite, però il suo ospite ha appena detto, il direttore, che quando uno viene eletto dal popolo ha il diritto di governare e fin qua non c'è niente da dire, ci mancherebbe altro. D'altra parte, le scorse elezioni, sia pure in modo diverso, sono state vinte da due grandi forze che sono la Lega e 5 Stelle, e Lega e 5 Stelle governano il paese, punto. Quello che io non sono assolutamente d'accordo è che quando uno governa non sia sottoposto a un controllo, ad esempio, da parte della magistratura. Se uno non governa mantenendo, secondo la legge, è giusto che un organo sovrano e indipendente, come deve essere la magistratura, faccia le indagini. Un procuratore della Repubblica vuole aprire un fascicolo, apre il fascicolo. Questa è democrazia. Scusi, sindaco. La nostra Costituzione sta in piedi sugli equilibri di potere. E altrimenti non ci siamo, entriamo in un clima dove la democrazia, addio. Questo era l'unico modo per cui io l'avevo interrotto. Chieda scusa. Uno governa, ma è sottoposto agli organi di garanzia. Se la democrazia in questi ultimi tempi, parliamo di queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, ha capito attraverso il popolo che è finito quel controllo mondialista. E lei sa cosa, quando parlo di mondialista, non faccia finta di non capisco, guardi, le dico la verità, capisco. Se il popolo decide che ogni paese europeo abbia la sua sovranità, indipendente, monetaria, costituzionale, io non vedo perché qualcuno debba interrompere questo processo che ormai è innestato e non lo fermerà più nessuno. Perché probabilmente i processi politici di questo tempo, di questi ultimi anni, falliti solo per con il voto, la magistratura, il voto. Allora, scusi, o ci vuole una dittatura o ci vuole libertà verso il popolo. Il popolo ha la libertà di esprimere chi deve governare questo paese. Allora bisogna dare il potere alla sovranità del popolo. Perché se no vuol dire che allora un magistrato si alza la mattina e decide di indagare, l'ex seguito Gottardo, per assurdo, ma non ha senso. Ci deve essere un popolo e un paese libero, la libertà è una conquista difficile. Ma tutti devono essere sottoposti alla legge. Sì, ma qual è la legge? E uno si deve comportare secondo la legge. Allora, qual è la legge? Se no addio democrazia. Allora, segretario, poi andiamo dall'onorevole Gottardo, perché non ha ancora... Che un magistrato indaghi un ministro dell'interno sul fatto dell'immigrazione clandestina e che si vada poi, si deve andare in Parlamento per togliere l'indagine, non mi pare corretto. No, perché non mi pare corretto. Perché semplicemente perché se no allora facciamo Stalin non ha mai governato con l'armata rossa. Stalin ha governato con i tribunali del popolo. Per carità. Allora, per cortesia. Per carità. Allora, qui mi fermo. Per carità. Cioè, lei dice non bisogna arrivare al potere della magistratura. Se no allora facciamo meno di fare il governo, facciamo meno di fare i giuristi, governano i magistrati. Allora, perché invece di venire in Italia non vanno verso il sud dell'Africa? L'Africa è più grande dell'Italia, ancora moltissime SMS sempre sui migranti. Oggi la stampa è uscita col titolo che abbiamo fatto noi l'altra sera. Il rischio di una gigantesca ondata dalla Libia, perché ci sono 100.000 profughi lungo le coste in seguito agli scontri per la conquista di Tripoli. Sedimo Gottardo, allora, guardando anche un po' alla cosiddetta vecchia politica, è inedita questa situazione in cui ci sono questi contrasti che poi però assolutamente inedita, si potrebbero fare esempi a Iosa
più recenti, le polemiche tra De Mita e Craxi, ecco, tanto per capirsi, proprio quelli più recenti. Ma sullo stato attuale la cosa è anche abbastanza semplice: mancano 30 giorni alle elezioni, quindi la parola sta passando agli elettorati, agli elettori, al popolo. Quindi la margine di mediazione, indipendente dalla volontà dei protagonisti, è ridotta al minimo proprio perché si avvicina al massimo la scelta che fa la gente, tutto qui. Ecco, ma scusi, questo cannibalismo che secondo me è abbastanza particolare, insomma, è un cannibalismo. Non rischia di indebolire le due parti, questo governo, certamente, alleate. Ma d'altra parte questo governo, o meglio questo patto di governo, questo contratto, alcuni punti fondamentali li ha già fatti. L'espoir per cui era partito è già esaurito: uno ha portato a casa il reddito di cittadinanza, l'altro ha portato a casa le pensioni, uno ha portato a casa la legge sulla legittima difesa, l'altro sulla modifica del processo, dei processi e della prescrizione. Quindi c'è stato un do ut des, adesso si è arrivato al punto del giudizio popolare. Quindi è inutile andare a pensare che alla vigilia delle elezioni in un sistema proporzionale ci siano altri modi. C'è lo scontro e nello scontro deciderà la gente. Dov'è? Perché non è mediabile questo scontro? Non solo perché questo contratto non è mai stato un'alleanza politica di lungo periodo, è un contratto. E questo contratto, la prima parte si è esaurita. Ma ci sono dei punti non mediabili. Il caso specifico della Raggi e di Roma. Ma Salvini non è che non voglia salvare Roma, non può salvare la Raggi, non è salvabile. La scelta di Salvini è che se molla su Roma salva la Raggi, e non la può, perché lui vuole sostituire la Raggi con la ministra Bongiorno, sì, che è la candidata che lui ha preparato subito dopo le elezioni. E quindi Roma va lasciata cadere, perché su Roma si apre una nuova vertenza politica. Dov'è che io, da ingenuo, nonostante l'età, mi ero illuso? Dico, vuoi vedere che tiene duro su Roma, sulla Raggi, perché alla fine magari molla su Roma e si porta a casa l'autonomia. Povero venetista come sono io, illuso assieme a Zaia. No, non mi interessava neanche questo, perché se avesse fatto questa grande, siccome tu tiri sempre fuori direttore, certo, la bandiera, rimane questa bandiera fino alla mise en scène, per dire i veneti, vi porto a casa, salvo voi tutti i veneti, pago i debiti delle banche, pago i truffati. Tra l'altro non c'è neanche un truffatore in galera. Tutta sta storia darebbe tutta la rivista un po' meglio. E no, non c'è neanche questo. E quindi è chiaro che c'è solo un obiettivo politico, di quello di sostituire la Raggi, e che quindi questo comporta la sostituzione anche della guida del governo dopo le elezioni. Quindi siamo in una partita dove la mediazione è praticamente esaurita, si passa la voce al popolo e vedremo dopo le elezioni. Dopo le elezioni si vedrà in base ai consensi che si è ricevuto. Dov'è che c'è la preoccupazione più profonda, secondo me? Non tanto l'uso strumentale di problemi reali, i truffati delle banche, i debiti del Comune di Roma, le difficoltà dei cittadini e così via, è che è stato chiesto il consenso per, in democrazia il consenso lo si chiede per conquistare il potere, e il potere si conquista per governare poi. Adesso siamo arrivati al punto in cui le contraddizioni, chi ha il potere in mano ha il 55% della maggioranza assoluta del Parlamento e non governa più. Questa è l'abdicazione politica. C'è un impasse, rimandano tutto agli elettori, ma non per dice ma così mi darete più consenso e quindi più potere e governerò. No. Dov'è il limite? Perché anche dopo le elezioni il problema fondamentale quale sarà? Che si vuole il consenso non per governare e risolvere i problemi, ma si vuole il consenso per avere più potere, e si usa il potere per avere più consenso ancora, e per avere più consenso ancora si inventano i nemici, non per governare o per risolvere i problemi. Ma questa situazione qua è la morte della politica, è la morte della democrazia. Quindi io sto attento, perché
cosa che si dice? Adesso votiamo le europee e dopo? Ma che si dice dopo queste soluzioni politiche? E dopo andremo a votare di nuovo quelle alle politiche? No, questo è un uso strumentale del consenso per avere il potere, e il potere viene usato non per risolvere i problemi, ma per avere altro potere. Alla faccia dei cittadini che aspettano invece la soluzione dei problemi. Io ho l'impressione, la crisi sistemica. Io ho l'impressione che la gente stia incominciando a stufarsi di questo conflitto perdurante e incessante. Ma certo, perché scusatemi, uno dei nemici per esempio fondamentali erano gli immigrati. Non ci sono più adesso i barconi che sbarcano. E ora devono inventare altri nemici. Però scusi, a proposito di inventare un nemico. Grazie a Salvini, Ma lei non trova che non al di là di tutto il 12 miliardi per salvare Roma sia qualcosa di aberrante? Voglio dire, ci sono comuni che hanno grandissime difficoltà, sono stati spolpati dallo Stato centrale, 12 miliardi a Roma e gli altri cosa fanno? Io conosco abbastanza bene la situazione romana da quando ero sindaco con mio vecchio amico Vettere, eccetera. Ma no, non è che adesso gli nego alla Raggi e domani le do la buongiorno, perché altrimenti non potrebbe farlo. Caccio via la Raggi perché la metto in condizione di non governare, e i 13 miliardi che non do alla Raggi, diciamo, e li do alla buongiorno domani mattina. No, questo non è un modo di governare, perché il governo è in funzione della soluzione dei problemi dei cittadini, non l'avvelenamento dei pozzi dei cittadini, perché così ho la possibilità di ancora avere più consenso. Quindi io trovo che siamo in una situazione di crisi sistemica molto elevata, tant'è che si chiede di dire faremo dopo le elezioni europee, ma dopo le elezioni europee sappiamo che il problema sarà risolto con le elezioni politiche. Questo non è governo, questo è uso del potere per il potere, che non c'entra nulla col sistema del consenso democratico che si misura con la struttura di problema. Allora, quanto poi alla questione dei giudici, siamo andati avanti 50 anni con questa storia dell'uso dei magistrati, da Moro in poi. Beh, abbiamo visto che attraverso l'uso dei magistrati, del terrorismo, non si risolvono i problemi, non è lì che si risolvono i problemi. Bisogna che la politica si assuma i suoi responsabilità e fa le pulizie. La politica fa la pulizia, deve avere gli anticorpi sufficienti e non deve sempre rimandare ad altri, perché altrimenti qui poi ci sono responsabilità personali, individuali, ecco il magistrato. Ma quella è politica, li fa la politica. Allora, vediamo se c'è qualche notizia sui poveri truffati, no? Perché se ne doveva parlare stasera, ci sono notizie, dice Patrizio Miatello, confuse, pare che abbiano fatto quello che ha chiesto il professor Bettiol, quindi un nuovo decreto legge che sostituisce la legge di bilancio, che poi quindi dovrà passare alla Camera e al Senato. Se è così, va molto bene, dice Miatello. Rimarrebbe pertanto quanto promesso dal Premier Conte, e comunque se è così tutto è bene quel che finisce bene, ma attenzione, c'è un tira e molla che a detta dei giornalisti presenti è surreale, altro che surreale, cioè un tira e molla che dura ormai da mesi. Anche qui dopo le elezioni. Per cui truffato, hai capito che la cosa è chiara, non è così. Questo fondo non sarà aperto fino a dopo le elezioni. Sì, c'era anche il contrasto. Se fosse un tornaconto politico sarebbe da fare subito il salvabanche, solo che bisogna trovare il sistema, e mi pare lo abbiano trovato la quadra, e adesso i soldi ci sono stati almeno la prima parte, 1,5 miliardi mi pare sia stato trovato, quindi adesso devono trovare il modo per andare dare un po' di ossigeno a queste persone che sono state chiaramente truffate dalle banche. La cosa vergognosa di tutta questa storia, secondo me, è che in questo momento non c'è nessuno in galera. Allora, 20.000 mi pare, non, quanti miliardi hanno taroccato? 9, 10, 12, non si sa. Una stima diceva 14. Ecco, 14 miliardi, si va a spanne, quindi non si è ancora quantificato il rubato.
Allora, non è possibile che in questo momento non ci sia una persona in galera. È questo è disarmante, secondo me, al di là di che bisogna dare i soldi a chi gli sono stati tolti, ma la vera cosa, se in qualsiasi altra parte del mondo non ci sarebbe stato scampo per nessuno. Segretario, mi dice due parole su Salvini col Mitra, polemiche a non finire, un polverone su questa, fotografia postata. Allora, io sono andato alla Fiera delle Armi a Vicenza, no? E quantomeno io non avevo mai visto un Mitra, l'ho preso così l'istinto di provare un'arma, cos'è? Se qualcuno mi avesse fatto la foto sarei stato un guerrafondaio, credo di no, non ho mai avuto il porto d'armi, non ho mai sparato un colpo in vita mia, quindi non penso. È la stessa storia, la stessa cosa è quella del Mitra di Salvini, perché il giorno di Pasqua e qua e là, ma dai, insomma. Poi se si vuole fare polemica la si fa su tutto, però insomma mi pare. Siamo nel clima di campagna elettorale e quindi tutto quanto fa spettacolo, però insomma un po' di equilibrio e pensare con la propria testa sarebbe forse più opportuno e sicuramente meglio di tutto il resto. Allora vediamo, torniamo un attimo ai truffati di cui parliamo quasi ogni sera, vediamo il servizio che abbiamo dato oggi nel telegiornale, ovviamente. L'abbiamo dato prima che ci fosse questo Consiglio dei Ministri, che peraltro non sembra avere portato a delle grosse novità su questo. Vediamo. Un barlume di luce e la fine di un lungo tunnel? Forse sì. Il fondo indennizzo risparmiatori è sul tavolo del Consiglio dei Ministri, che si è riunito oggi poco dopo le 6 di sera. La guerra politica tra Lega e Movimento 5 Stelle scuote il governo, dove il tanto atteso fondo non dovrebbe finire in pancia al decreto crescita, ma potrebbe essere discusso a parte con un decreto ad hoc da convertire in legge entro 60 giorni. Che sia la volta buona, a seguito di tutti gli impegni, di tutta la politica, di tutto il governo, di tutti i ministri. Ecco, noi come tanti risparmiatori attendiamo la buona notizia e ci auguriamo finalmente sia la volta buona. Tutte le forze politiche hanno assicurato massimo sostegno perché il fondo di indennizzo venga attuato il prima possibile. La via sarebbe quella del doppio binario proposta l'8 aprile dal Premier Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia Giovanni Tria. Una soluzione promossa quasi all'unanimità dalle associazioni dei risparmiatori. Dunque, il decreto atteso entro la mezzanotte di oggi dovrebbe dare il via libera ai risarcimenti diretti, senza arbitrato, per chiunque abbia un reddito inferiore ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro, una condizione che riguarderebbe il 90% dei risparmiatori. Il restante 10% sarà rimborsato con un arbitrato semplificato attribuito a una commissione di 9 esperti istituita dal Ministero dell'Economia e della Finanza. Arbitrato che comunque è necessario per distinguere chi è stato truffato e chi no, e le vittime del crack delle banche popolari non hanno problemi a sottoporsi a eventuali controlli, perché assicurano possono dimostrare il danno subito. Avete paura dei controlli? Così questa sera dovrebbe vincere la posizione del Premier Giuseppe Conte, che con la Lega punta a chiudere il prima possibile per una soluzione ampiamente condivisa dalla stragrande maggioranza delle associazioni. Non da tutte, come avrebbe voluto Luigi Di Maio, ma bloccare il provvedimento perché una minoranza non concorda sarebbe ingiusto verso tutti gli altri, anche perché le associazioni possono tutt'al più avere un ruolo consultivo. Le scelte però spettano al governo, che se ne deve assumere tutta la responsabilità, senza alibi. Ha fatto bene Carlo Alberto Inghilleri a usare il condizionale, perché a tuttora non ci sono conferme di un inserimento del fondo nel DEF, per cui ancora non creiamo illusioni appunto a tutte le persone che aspettavano e aspettano che ci sia una svolta, che per ora non c'è stata. Poi può darsi che entro la mezzanotte ci sia, ma al momento non c'è ancora. Allora, Rosa Poloni. Io volevo, sentendo tutti questi discorsi dei politici, cioè il popolo ormai vota al 50%, 50% non vota più, li abbiamo allontanati, non ci interessa più, e poi quelli che votano ti prometto, non me lo dai, non ti voto più, cambio voto. E invece la cultura
di creare, di capire che la politica non è ti accontento, ti faccio, ti... è un creare bene comune. L'abbiamo persa questa cultura della politica che deve creare, questa agorà in cui tutti devono partecipare. No, si chiede, io e noi chiediamo la pensione, i truffati, loro stessi, cioè stiamo andando verso una società egoistica. I politici stanno là, non scendono dagli scranni, non capendo che il popolo è uguale a loro, non siete diversi, siete uguali al popolo, cioè anche il popolo sogna, vuole, starebbe bene con 20.000 euro al mese, mentre non ce la fa neanche a comprarsi la scatoletta di tonno. Ci sono degli anziani che veramente vivono di pasta in bianco gli ultimi giorni del mese, cioè tutto questo spiegare anche adesso il reddito di cittadinanza, non è stato spiegato che devono arrivare tutta questa polemica, gli danno 280, ma perché gli altri 500 li hai già? Non è che te li danno in aggiunta. E c'è tutto un fake continuo, tutto un buttare notizie false anche sulla Raggi. Si buttano solo su Salvini, si monta una questione su niente, sui 5 Stelle si montano. E la vera cultura del bene comune è ignorata. Il popolo sta soffrendo. Allora adesso c'è, andiamo a votare, votiamo parolacce. Non serve a niente, il popolo deve andare a votare, deve scegliere, perché i partiti devono imparare a confrontarsi. La Lega e i 5 Stelle non sono d'accordo, ma neanche la DC e i comunisti non andarono d'accordo, eppure ci hanno provato a costruire del bene comune. Dobbiamo imparare che il bene comune è sopra le poltrone, gli interessi di partito. Questa Europa, non lo so, che ci promettono tutta questa bella filosofia in giro tondo colorato, mentre poi siete i politici sopra che gozzovigliano e sopra buttano zucchine, carote, perché se la zucchina è più di 10 centimetri non va bene, mentre loro ci mangiano sopra facendo pagare tutte le tasse all'Amazon e a Bruxelles, non creando, non cercando di risolvere i politici veri delle persone. Tutto questo qui più bravo da trovare il bando, allora quello bravo a farsi assegnare il bando europeo sta bene, gli altri no. Tutto questo popolo che nessuno considera, che invece cioè al bar parla, sta soffrendo il popolo, perché anche il ceto medio non ce la fa più a comprare, non ce la fa più a continuare a investire nei consumi. Se non diamo soldi al ceto medio non riparte, i ricchi stanno diventando sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri, il ceto medio non esiste più, dobbiamo tornare a fare un'economia del popolo, dobbiamo continuare ad andare in piazza, perché la polemica su Salvini, io ho incontrato tanti politici, la Boldrini, la Fornero, avevano le guardie del corpo, tutte con le pistole, voglio dire, non è che loro hanno le guardie del corpo senza pistole, sono tutti armati anche questi, quindi si fanno polemiche sul nulla, su idiozie, il popolo non è stupido, le capisce queste cose, però è anche scazzato, pensa a salvare solo se stesso, per cui fa il lavoretto in nero, si salva in qualche modo, perché nessuno ha capito che nessuno lo aiuta, cioè torniamo a parlarci tra di noi, torniamo ad essere persone umane tra tutti. Allora, tantissimi sms, continuate a mandarli. Beh, volevo intervenire sulle banche, sì, la sentiamo Berti. Quando dice che nel popolo c'è sofferenza, c'è povertà, ci sono famiglie che fanno fatica ad arrivare nella... e a campare nella quarta settimana, sta dicendo una grande verità. Però attenzione, non facciamo in modo che tutti i politici sono tutti uguali, tanto mangiano e basta, perché anche con questo modo qui di fare poi alla fine non riusciamo a... chi ha sempre pagato tutte le bollette non sa quanta fatica è, però, quante bollette guardi, posticipate. Lei parla con uno che ha governato una città per 15 anni, non ho mai avuto avvisi di garanzia, ho cercato di governare al meglio parlando giorno per giorno con i cittadini, sempre il rapporto sulla strada, capisce? E ogni volta che c'era un problema, da quelli più gravi di un'alluvione a quelli più semplici ma sempre importanti, lì il sindaco, io ero sindaco lì. Ma è più facile risolvere che chiedere. Allora, dico questo perché c'è bisogno, secondo me, direttore, di due parole che si stanno perdendo: serietà e competenza. Serietà e competenza. Serietà vuol dire anche che se due forze politiche, Lega e 5 Stelle, governano il paese, prima Settimo Gottardo ha detto una cosa su cui io sono molto d'accordo,
Lì non c'era un grande programma di legislatura, come di solito si faceva insomma, nel passato, no, lì c'era un contratto con alcune cose da fare. Una buona parte di quelle cose da fare, non stiamo qui adesso a discutere se abbiano fatto del bene o del male, qui potremmo discutere, però sono state fatte. A questo punto sembra quasi che il compito di questa maggioranza sia arrivata in fondo e le due forze politiche, che sono due forze politiche molto diverse, che hanno preso i voti nelle elezioni politiche non dicendo che poi avrebbero governato insieme, ma ognuna per la sua parte, hanno bisogno di risentirsi adesso. Voi dovete riparlarvi, perché altrimenti paralizzate il Paese. Questo è il problema. Ad esempio, sui truffati delle banche, sono venuti addirittura i due, perché siccome uno non può parlare per tutti, eccetera, Di Maio e Salvini sono venuti a Vicenza, nella mia città. Peraltro in un'assemblea di noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, una di quelle associazioni che poi si è messa un po' di traverso, cioè, perché, cioè, da quello che so io, hanno detto vogliamo vedere le carte. E hanno ragione a vedere le carte, perché se poi il decreto scrive delle cose che non sono esattamente quelle, poi alla fine che cosa avevano detto lì? Avevano detto: certo, noi daremo i quattrini più o meno tutto a tutti. Poi sono passate settimane e settimane e settimane. Adesso la gente non va presa in giro, bisogna chiuderla questa vicenda qui. Però va chiusa bene, nel senso che mi si dice c'è un doppio canale, il 90% avrà i quattrini senza arbitrato, un 10% con l'arbitrato e con i controlli. Ma dov'è? Da dove viene fuori questo 90% e 10%? Bisogna dare un'occhiata a quel che dice il decreto. Mi è stato detto, ad esempio, io ho anche una certa fiducia anche nei confronti di Ugone, che è uno che insomma ha fatto le sue battaglie, diverso da Miatello, però ha fatto grandi battaglie, tra l'altro con una rappresentanza diretta di tanti risparmiatori. Ma queste carte le hanno viste o non le hanno viste? Perché mi risulta che ad esempio in quel 90% non è un 90%, perché tutte le partite IVA, tutte le piccole e medie imprese, tutti gli artigiani sarebbero esclusi. Allora quelli cosa sono? Sono dei risparmiatori o non erano dei risparmiatori? Sono stati truffati o non sono stati truffati? Attenzione, perché qui non è che uno che ha un reddito sotto i 30.000 euro è stato truffato e chi ha il reddito sopra i 30.000 euro era uno speculatore che va controllato. È un meccanismo che non mi piace. Quindi io invito Miatello, Ugone e gli altri che rappresentano quelli veri, che rappresentano i risparmiatori, insomma, di dare un'occhiata alle carte prima di firmare. Tanto abbiamo aspettato tante settimane, settimana più settimana meno, che hanno fatto questo, lo facciano, perché la cosa da una valutazione oggettiva, caso per caso, sono d'accordo. Bisogna vedere bene quello che è scritto, perché ci mancherebbe altro che prendessimo in giro per l'ennesima volta una parte di risparmiatori. Peraltro, attenzione, perché ogni volta anche qui vedo che ci sono messaggi che arrivano e dicono: ma insomma, ma perché con i soldi miei, dice qualcuno, devo pagare gli azionisti che avevano comunque azioni, che sono portatori di un rischio, se non sono stati capaci di verificare il rischio, cosa c'entro io con i miei soldi che devo dare a voi? Attenzione, anche qui c'è un equivoco. E qual è questo equivoco? Guardate che questi non sono mica soldi dello Stato, sono i soldi dei cosiddetti conti dormienti, cioè soldi dei risparmiatori, che sono rimasti lì, che sono stati accumulati nel tempo, perché conti correnti non più mossi, gente che è morta e gli eredi non hanno ritirato in tempo i quattrini, e sono questi quattrini dei risparmiatori che vanno ai risparmiatori. Ma le carte vanno lette bene, con serietà e competenza, e mi pare che non sia stato fatto così. Allora, andiamo a Verdi. Sì, io volevo riprendere quello che ha detto la signora, perché mi ha
colpito e condivido, anche perché io parlo della mia esperienza personale, nasco come attivista a Padova, la questione dell'inceneritore, e poi mi sono trovato coinvolto in tutto questo. Sono d'accordissimo, la prima cosa da fare oggi è mettere in sicurezza chi oggi è in una situazione di difficoltà o di povertà. Sono state fatte delle misure, ricordiamo il reddito di cittadinanza, è stato fatto il decreto dignità, più 118% di contratti da tempo determinato, cioè i famosi precari, a indeterminato. Quindi sì, ma stiamo in recessione, cioè le notizie che passano. Questo però noi andiamo avanti. Io penso qual è la prossima, sfida, perché poi bisogna sempre guardare avanti. La prossima sfida è una cosa fondamentale per ridare dignità a chi lavora e non riesce lo stesso a arrivare a fine mese, che è il salario minimo. Perché in tutta Europa, o quantomeno nei paesi più importanti, penso a Francia e Germania, c'è il salario minimo, cioè meno di tot non puoi guadagnare, perché se no lavori e sei pure povero, sei sotto la soglia di povertà. Ed è una follia tutta italiana. Addirittura anche Confindustria ha detto, beh sì, effettivamente è giusto, perché se no veramente andiamo ad aprire le porte al cosiddetto dumping salariale. Cosa vuol dire questa parolona? A dire sfruttamento dei lavoratori, e quindi si abbassa la qualità dei prodotti. Allora, queste sono quelle norme che fanno bene ai cittadini, fanno bene agli imprenditori, fanno bene al paese, perché alzano la qualità, e una società è forte tanto quanto è forte il suo livello più basso. Allora da lì dobbiamo ripartire. Messo in sicurezza questo, e sono sicuro che nell'interesse di tutti, non è una questione politica, non è che piace il 5 Stelle, è una questione dove penso chiunque debba essere d'accordo, allora inizia la fase 2. La fase 2 è quella che guarda poi allo sviluppo della classe media e per ridare fiato a queste imprese. Sicuramente è inutile nascondersi dietro un dito, viviamo una congiunzione economica difficile, la Germania ha rallentato, la locomotiva d'Europa perde punti su punti di PIL e lo stiamo vedendo, l'Eurozona è in grande recessione, noi però abbiamo altrettanta grande fiducia e lo voglio dire, sono stati messi miliardi di euro adesso nei nuovi incentivi alle imprese attraverso un metodo totalmente nuovo, lo abbiamo presentato a Padova, e quindi questo guarda appunto a chi ha voglia di darsi da fare, e qua in Veneto penso che possiamo solo che essere di sprono e di esempio per tanta parte d'Italia. E questo cosa vuol dire? Che finalmente si è ribaltato quel concetto malato per cui prima l'imprenditore doveva andare in mezzo con lanternino, questa selva di carte, leggi, robe, per riuscire a recuperare quelli che sono gli incentivi che gli spettano di diritto. Adesso viene ribaltato, è lo Stato che va al servizio dell'imprenditore, è stato lanciato un nuovo servizio, si chiama incentivi.gov.it, è un sito internet dove vengono racchiuse tutte le misure di incentivo, intanto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, e verrà fatto per tutti i ministeri, dove un imprenditore, una partita IVA, un cittadino scriverà qual è la sua necessità e gli verrà detto come, a chi e quali misure di incentivi potrà andare a prendere. Allora, questo è una questione di principio, cioè andare a ribaltare il concetto che è, oggi è il cittadino quasi che si vergogna a chiedere scusa allo Stato, invece deve essere lo Stato che torna al servizio del cittadino. Allora, 25 aprile, tutti i veneti in piazza San Marco, nella nostra capitale Venezia, viva San Marco, ci sarà anche una manifestazione per i catalani in Campo Manin alle 11.30, ovviamente poi le festività, le feste per la liberazione. Vi faccio vedere, prima di andare avanti, questa foto, ci sono tre ragazzini, tre bambini, sono i figli di Anders Holk Poulsen, miliardario danese, e sono morti negli attentati dello Sri Lanka. Questa è una foto che hanno postato loro su Instagram, tenerissima, il giorno prima della strage. È una foto che veramente lascia attoniti, perché sono tre dei tanti bambini che sono morti per mano di questi folli criminali. Allora, torniamo a noi, alle nostre vicende sul territorio. Oggi il Presidente Zai è andato su Ponte della Priula per fare un sopralluogo, vediamo il servizio. Ci devo andare a piedi, faccio una foto in mezzo al ponte, pensate, è una roba unica, no? Io c'ero, no? Faremo le magliette, su scritto io c'ero, ma guardate, è una roba storica, quindi l'idea è quella di fare una giornata dedicata ai Veneti, poi il pomeriggio sera di quella domenica si aprirà e inizierà la circolazione.
Il governatore Zaia immagina così la giornata inaugurale del nuovo ponte della Priula rimesso a nuovo. A giugno la riapertura. Il presidente del Veneto auspica una prima parte della giornata con la struttura a disposizione solo di pedoni e biciclette, per poi lasciare via libera ai veicoli. Nuovo sopralluogo stamane sotto la pioggia di Zaia con i vertici di ANAS per vedere da vicino come proseguono i lavori, che si avviano ormai alla conclusione. Quello che verrà restituito ai cittadini sarà un ponte nel ponte, con un abito d'epoca e un'anima nuova d'acciaio, ha spiegato il governatore. Che quello che vedete è un recupero storico, sicuramente l'estetica è quella originaria, le strutture sono quelle originarie, però immaginate, ditelo ai cittadini, che lì sotto c'è un ponte fantasma tutto in acciaio, perché non lo si capirà, perché non lo si vede. Il vecchio ponte è stato svuotato, la parte superiore degli archi è stato poggiato un nuovo ponte in acciaio. Una struttura che prevede anche la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale. Abbiamo fatto una nuova sezione stradale con due corsie da 3,75 m e due piste ciclopedonali da 1,60 m, uno per ogni lato. Contemporaneamente alla riapertura del ponte verrà smantellata la viabilità alternativa del bypass Bailey. Il presidente della provincia, Marcon, auspicando che il prossimo cantiere per la ristrutturazione di un ponte sia quello a Vidora, ipotizza che il bypass possa essere installato proprio qui durante i lavori. Viene smontato, ma come diceva prima il presidente Zaia, potrà essere riutilizzato in altre occasioni, dipende dall'occorrenza. A Vidora, per esempio? Non è detto, vediamo come va il monitoraggio. I cittadini di Susegana e dei comuni limitrofi attendono da maggio dello scorso anno la riapertura di questa importante infrastruttura. Ti rendi conto di quanto importante è una cosa quando viene a mancare, ha sottolineato il vice sindaco di Susegana, facendo riferimento allo scorso autunno, quando a causa del maltempo venne chiuso anche il Bailey per quasi due settimane. E di fronte ad un'opera che torna a nuova vita, si pensa ad altri progetti come quello della Venezia-Monaco. È strategico, però è altrettanto vero che il dibattito col territorio va affrontato, nel senso che non si possono calare opere sui territori così delicati e così, come si può dire, vincolati come quello che è il patrimonio dell'umanità, quindi Dolomiti UNESCO. Servizio di Francesca Bozza. Senta, segretario, si è parlato molto delle liste della Lega per l'Europa, perché qualcuno ha detto, ma insomma è stato Salvini a scegliere i candidati e ha lasciato fuori consiglieri regionali, assessori che tenevano a questa candidatura. Altri dicono, ma no, è il presidente Zaia che non ha voluto scompaginare la squadra vincente e ha preferito fare in modo che i suoi uomini restassero sul territorio e non partissero per Bruxelles. Insomma, no, queste sono state le due letture. Lei effettivamente, nelle candidature della Lega, è l'unico nome pesante, no? Poi ce ne sono altri, ma dico, gli altri candidati non sono notissimi, no? Non sono molto conosciuti. Ma diciamo che c'è stata riconfermata l'uscente, che è la Marabizzotto. Salvini ha candidato me, io non ho fatto nessuna richiesta presso Salvini, e poi ha fatto la squadra, insomma, una squadra che viene fatta con componenti di quattro regioni. E quindi sì, è chiaro che la regia è solo ed esclusivamente sua. Ogni provincia, ogni territorio quindi ha mandato delle candidature, delle proposte di candidature, e poi si sono valutate, ha fatto le sue valutazioni, tenendo presente che bisogna avere poi il 40% di donne all'interno, sì, e quindi diciamo tutto questo va, diciamo, per così dire, a complicare, perché io ho fatto invece le candidature per le politiche, sì, sì, e posso dire da segretario che non è stato un lavoro facile, anche perché quando premi qualcuno, metti in lista qualcuno, è difficile. È chiaro che quando sei in lista hai la possibilità, ma bisogna dire che adesso le possibilità te le devi dare a cercare, perché il tuo voto, il tuo cognome deve essere scritto, cioè sì, il voto non è che in automatico vai in Europa, certo. Sei stato prescelto, però da qua andare in Europa ci vogliono parecchie. No, infatti è per quello che le chiedevo, perché in genere, poi, essendoci le preferenze, è chiaro che il personaggio noto, popolare, ha più consensi. No? Da qualche anno faccio politica nella Lega, quindi sono stato in regione, sono stato sindaco. Ma lei sì, ma dico, gli altri sono molto poco consistenti. Insomma, no? Chiaro che magari io sono una faccia nota, questo è chiaro, perché 3 anni di segreteria, ma ho fatto anche 14 anni di segretario provinciale. Certo.
ho fatto il sindaco, ho fatto qualche cosa, insomma, ho lavorato anche per la Lega, insomma, poi con alterne fortune, con pregi e difetti, con forse più difetti che pregi. Adesso ho questa possibilità e devo giocare la mia partita come tutti e la farò. È chiaro che sulle liste Matteo Salvini si è confrontato con Luca Zaia, non è che tra Luca Zaia e Matteo Salvini non si parlino, anzi probabilmente c'è stata una valutazione, ormai il mandato della regione sta per finire. Si va al voto il prossimo anno 2020 e quindi, a marzo, no? si vota a marzo. Quindi chi è in regione sicuramente sta già scaldando i motori per le preferenze per la prossima primavera. Ecco, come le vede queste elezioni amministrative regionali? Ma le regionali credo che la figura di Luca Zaia sia una figura predominante, lo dicono ampiamente i sondaggi. Lui è un grande comunicatore, è un presidente di regione che ha fatto tante cose, certamente noi lo amiamo, qualcuno magari no, però insomma i risultati gli danno ragione dai sondaggi che sono stati fatti in tutte le regioni, insomma, quindi penso che sia una figura estremamente importante e quindi quella sarà la figura per noi centrale per la prossima primavera, ma intanto facciamo una cosa alla volta, adesso ci sono le europee. Ed è quelle sono importanti in vista e in virtù di un cambiamento dell'Europa che sicuramente noi siamo stati soltanto dei comprimari, perché avevamo solo 6 persone, quindi con 6 persone non è che cambi il destino dell'Europa e modifichi le leggi. Direttore, posso dire una cosa al mio amico Darè? Che se lei consente, io lo conosco da molto tempo e so il lavoro che ha fatto in tanti anni, ma so che adesso sto per dire una cosa che non è costituzionale, ma a me piacerebbe che ci fosse una regola, non so se voi abbiate lo stesso parere mio o meno, e cioè quando uno è stato eletto dai cittadini in un incarico per fare il parlamentare, per fare il consigliere regionale, per fare il sindaco, dovrebbe avere il diritto dovere, ma anche l'obbligo, di completare il proprio mandato. Non è che uno viene eletto, supponiamo, parlamentare e poi molla il Parlamento perché si candida a fare l'europarlamentare. Vuole dire, Berti, una battuta mi posso permettere? Sì. È una delle regole fondamentali del Movimento 5 Stelle. Se uno si dimette, non guarda, può mai più candidarsi col 5 Stelle. Consigliere, guardi, volevo portare il caso mio, direttore, dove io ero sindaco di Vicenza, e lì, guarda caso, il Parlamento aveva messo una regoletta che se uno è sindaco, poveretti, questo vale solo per i sindaci, non si può candidare in Parlamento oppure si deve dimettere 6 mesi prima. Sì. Allora ha detto, guarda che tu forse magari potresti essere un buon candidato in Parlamento, hai una lunga esperienza, e io ho detto neanche per sogno, i cittadini mi hanno eletto a fare il sindaco e io farò il sindaco fino all'ultimo giorno, e così ho fatto impedendo a me stesso di essere candidato. Questo continuo a cambiare le sedie non mi sembra assolutamente, come dire, anche rispettoso dei cittadini. I cittadini ti hanno messo in un posto, onora fino alla fine quel posto. Però sindaco, scusi, c'è una priorità, in maniera sintetica. Allora, alle ultime politiche, dove le candidature sono passate per la segreteria, per la mia segreteria, naturalmente poi passate a Salvini, per principio non ho messo dentro nessun consigliere regionale e nessun parlamentare europeo, proprio per questo motivo, perché quando uno si prende un impegno lo porta a termine finché ha finito, perché se no la pensiamo allo stesso, perché abbiamo un esempio di un caro amico che ogni scadenza era candidato
e aveva sempre 5 anni davanti, non facciamo il nome perché lo conosciamo, persona per bene e sicuramente, però secondo me non è giusto, anche perché è giusto che chi ha un compito lo deve terminare, deve finire il suo programma possibilmente, arriva un'altra opportunità, certamente ha i numeri per poterlo fare e sicuramente il partito o il movimento politico lo candiderà perché è un bene aggiunto, è un valore aggiunto. Questo è un nostro principio, ma insomma questo è un principio di logica. Allora, Lorenzo Damiano, diventerà un'Europa sovranista, quella che si profila all'orizzonte dopo il voto del 26 maggio, oppure no? Ma adesso, voglio dire, siamo nel 2019, abbiamo visto l'esperienza di una cultura politica imprenditoriale di destra, così definita, poi è passata alla sinistra, poi adesso c'è questo ballottaggio tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. Peccato, peccato che nessuno dica che comunque qualcuno ha già avuto l'incarico di governare il paese da governatore tecnico e si parla di Draghi. Come mai io so queste notizie e la politica italiana non ne annuncia che ci sarà un slegamento tra i due governi, tra i due partiti e ci sarà Mario Draghi che governerà la prossima stagione della politica italiana? E questo mi preoccupa molto. Allora, questo è un momento molto delicato, è delicatissimo. La gente, come diceva la signora, è molto stanca delle promesse delle politiche. Le europee in questo momento di questa epoca è importantissima, perché noi italiani, come molte comunità politiche europee, sono indipendenti per quanto riguarda la sovranità monetaria, e che l'unica salvezza di qualsiasi cultura civile, politica, di destra, di sinistra, non importa, ma se noi abbiamo la sovranità monetaria, abbiamo risolto tutte le problematiche delle politiche sociali. Io credo che il momento non è, ma tu hai fatto la promessa, sei candidato sindaco, adesso il momento delle europee è importantissimo, è l'ultima stagione politica per la libertà e per la civiltà e per la democrazia, questa è l'ultima stagione. O entra un governo o politici europei che siano sovranisti, significa contro una dittatura di un pensiero unico, dove c'erano una unità minore prima e questa inferiorità, questa debolezza per poche persone è diventata una potenza oggi nelle istituzioni parlamentari e delle comunità politiche internazionali. Noi abbiamo il diritto e il dovere di avere la indipendenza dell'Italia dalla moneta. Noi dobbiamo stamparci la nostra moneta a casa nostra, noi dobbiamo far sì che le banche italiane, e io sono un truffato, non so se questi signori, non li conosco ben tutti, abbiano avuto il furto come l'ho avuto io con la mia famiglia, con la proprietà di Vicenza, e qui guardi, vi posso assicurare che i soldi non li vedremo mai più, però c'è solo una risoluzione, che noi ci appropriamo della nostra moneta, delle banche italiane, sia proprietà dello Stato, siano fatti fuori immediatamente i privati nelle istituzioni bancarie e ci sia un'Italia che governi la propria moneta e la propria libertà della imprenditoria media, piccola e altissima italiana, perché noi nel Veneto, prima di tutte, e poi in Italia, abbiamo l'imprenditoria più bella del mondo. Non capisco perché questa Italia debba essere soggetta a una politica di incapaci, non dico chi, di incapaci, perché se io sono un imprenditore pretendo che qua in Italia si paghi dal 10 al 15% di tasse come in tutta l'Europa. Non so perché qua in Italia bisogna pagare il 60 o 65% di tasse. È inaudito. Quindi o c'è una classe politica adesso in Europa e c'è un vento che soffia di una certa cultura di destra, ma non è una destra del passato, è una destra del futuro. Nessuno può dirmi che io sono o qualcuno come me è riconducibile al passato. No! Siamo una destra del futuro che porterà la pace e la democrazia, ma mai più inginocchiarsi ai servizi segreti israeliani o anziché alle banche massoniche americane che governano l'Europa dal dopoguerra, che ci domina e ci inginocchia. Noi vogliamo essere liberi
vogliamo essere italiani puri, vogliamo stamparci sta minchia di moneta e vogliamo essere indipendenti da qualsiasi Stato, come molti paesi dell'Europa si stampano la moneta e vivono bene, ve lo assicuro, e voi tutti che viaggiate nel mondo vivono bene. Questa è l'unica vera diciamo, soluzione che non ha né un fronte né di destra, non c'è la Lega, non c'è il Movimento 5 Stelle, non c'è niente. Io voglio essere padrone della mia libertà e voglio stamparmi la moneta d'Italia e voglio far vedere questo Veneto e poi l'Italia, la più grande regione, la più grande nazione del mondo, perché noi la siamo, questi siamo noi italiani, padroni della nostra imprenditoria, della nostra saggezza e soprattutto della nostra cultura cristiana. Vabbè, c'era un sms che riguardava Isabella Noventa, si invitava il killer che ha occultato il cadavere Isabella Noventa a dire dove è stata sepolta o occultata appunto questa povera donna. Se devo votare, sia Salvini che Di Maio continuano a ripetere che non ci saranno né prima né dopo le elezioni europee aumenti di tasse, aumenti dell'IVA, stangate, lacrime e sangue eccetera. Dopo le europee secondo lei ci sarà un... Dopo le europee le cose non sono più le stesse, lo vediamo già adesso, ecco, che ogni accordo si chiude con la formuletta magica salvo intesa. Che vuol dire che questa è la formula che chiude, è il salmo che chiude le prediche di questi, San Paolo, di questi parroci. Ma quello che mi dà una certa specie anche dal punto di vista della nostra regione, e poi dico dal punto di vista anche delle candidature, visto che qui abbiamo un parterre de roi, come con candidature pezzi da 90, tre pezzi forti, da 90, alcune sei sono, pezzi da 90, non per togliere niente a nessuno, però alcune candidature forti che vengono da Gasperiane, diciamo, se mi permetti, da Re, che quando De Gasperi proponeva di per fare il candidato al Parlamento, diceva ma questo qua cosa fa? È bravo, ha fatto il sindaco, ha fatto il presidente provinciale, allora vabbè, ma dice no, ma è stato segretario provinciale della CIS, vabbè allora è equivalente, se no, se non aveva altri incarichi, dice no che vada a fare l'assessore, che faccia il consigliere comunale, poi e poi ritorni, quindi il fatto di avere candidature così, diciamo, mi tranquillizza, sono mi pare interessati. Però se mi permettete, amici candidati, una delle cose che vedo in questa campagna elettorale, tra l'altro molto tranquilla, che si parla poco dell'Europa. Ecco, tutto qui. Nel senso che noi viviamo in una situazione europea che dopo una cinquantina d'anni questa Europa è invecchiata. Ecco, non è più l'Europa del dopoguerra, è un'altra cosa. E quindi quello che vedo debole nel dibattito è la proposta di quale diversa Europa si vuole. Perché mentre c'è un profondo comune che dice che così bisogna cambiarla, e siamo perfettamente d'accordo, più difficile è andare a fare il passo successivo, come la vuoi cambiare, quali sono le proposte di diversa Europa, che sarebbe molto più interessante, perché abbiamo degli appuntamenti che sono nel passato mancati, per esempio la Costituzione Europea, non se ne parla più, ma non si può chiedere una grande solidarietà politica sui debiti degli Stati, sugli immigranti, se non ritorni a ricomporre un tessuto istituzionale europeo. Quindi questo è un elemento che vedo che è un po' assente. Secondo, nel Veneto, qui ce la possiamo raccontare come vogliamo, però Dare, tu hai parlato bene di Zaia, io sono d'accordo su Zaia, però finita questa faccenda della campagna elettorale europea, prima che ricominci quella nuova nazionale, facciamo il conto anche nel Veneto. Io non sono mica così tranquillo che nel Veneto le cose siano così tranquille, perché guardate, se uno venisse da Marte e guardasse cosa è successo negli ultimi 2-3 anni nel Veneto, guardate, siamo partiti con un grande referendum popolare per l'autonomia, un referendum che ha avuto un consenso amplissimo attorno al Presidente. Però il risultato è zero, Stai attento, non si scherza mica quel popolo, Non è che lo chiami, lo illudi e poi non le dai una risposta. Primo. Zero.
manco quelli come me che sono realisti si accontentavano anche di autonomia sine pecunia a spese invariate, manco quella. Ma dico, cosa sta succedendo nel Veneto? Poi guardi meglio, in questi 2 o 3 anni è successa una cosa peggio dell'autonomia, anche senza soldi, che non viene dato, anche senza soldi, che la fonte del risparmio veneto, che è la vera base del potere veneto, il produrre risparmio, in un giorno è stata passata di mano, in un giorno solo. I Veneto non sono più padroni, come diceva Zaia, in casa propria, con la propria autonomia, non sono più padroni neanche delle proprie tasche, il proprio risparmio, chi gestiva il risparmio non sono più le banche venete, e sono banche nazionali. Non parlo della finanziarizzazione, parlo semplicemente del risparmio che le aziende e i privati producono quotidianamente. Ma allora dico, se faccio una somma, allora, autonomia zero, e qui anche Berti, anche i grillini devono farsi coscienza su questa, secondo, autonomia senza pecunia zero, anche quella, controllo della formazione del proprio risparmio sparito dalla sera alla mattina. Siamo qui in preda di fare gli accattoni, perché ci sono decine di migliaia di truffati, e sono truffati veri, e comunque non c'è un solo truffatore. Guardate che questa roba qui, io voglio vedere come si farà una campagna elettorale regionale vera, perché questa è la fatica vera su cui adesso, passata questo, come si dice, 30 giorni, perdoniamo tutti questi 30 giorni, però alla fine bisogna fare il conto con questa realtà qui, sapete, perché io ancora non ho mica capito come è passata la mano dalla sera alla mattina del controllo del risparmio veneto, quando hanno visto che i veneti che devono autonomia, cioè prima che chiedono autonomia portiamolo via intanto i soldi. 20 miliardi. Questa è la verità. Il controllo della formazione del proprio risparmio, non solo il controllo della formazione, delle proprie decisioni. Allora, stiamo attenti, perché sta roba qua, dico, perché anche questo, in una situazione questa che è stata accompagnata da un mutamento totale di pelle del partito di maggioranza di questa regione che è la Lega, che da autonomista è diventata centralista. Allora, è diventata. Allora dico, che sta succedendo? Allora, perché gli appuntamenti veri che avremo, gli appuntamenti veri che avremo saranno questi, cari amici. Mi permettete una cosa solo. Di tutti i miei risparmi di una vita, 140.000 euro, con me, la mia famiglia, la mia mamma, le mie sorelle, che ho sempre controllato io da uomo di famiglia. Ho controllato i soldi, in un giorno li ho persi tutti. Chi me li dà indietro? La Banca d'Italia, che è proprietaria dell'estero, l'Intesa San Paolo, che per 30 denari si è comprato mezza Italia. Ecco perché io dico, ma perché quando io parlo di sovranità monetaria italiana nessuno dice niente, quando ci sono i più bei paesi del mondo, compresa l'Inghilterra, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Federazione Russa, la Cina, gli Stati Uniti d'America, che si stampano? Ma perché vogliamo fuggire da questa libertà? Vabbè, Damiano, è stato molto chiaro ed esaustivo sulla sovranità monetaria. Segretario, rispetto all'analisi di Gottardo, che dice le regionali. Per rispondere all'analisi di Gottardo ci vorrebbero 2 o 3 puntate, però insomma, in maniera sintetica vorrei dire, le banche venete sono state gestite chiaramente non dalla politica, sono state gestite dagli imprenditori è stata gestita, e sono andate a finire come sono andate a finire. Quindi qua, quando si dice ma il governo non aiuta le imprese, ma è vero forse in parte, ma pensiamo a queste 2 banche che sono state gestite interamente dagli imprenditori e sono andate a finire come sono andate.
certamente con collusioni e omissioni da parte della Banca d'Italia, che non ha obbligato, che non ha voluto entrare. Per quanto riguarda della Lea, che è diventata da regionale a nazionale, sì, ma se da Lea... La Sicilia sarà la vostra morte. No, no, insomma, guardi, siamo... Come andrà? Noi, guardi, non è che i voti li abbiamo anche senza la Sicilia, per fortuna, ma il cambiare il nome, quindi da Lega a Nord, a dire Lega, e quindi fare un partito nazionale, perché le nostre percentuali andavano dal 5 al 7 all'8 al 9, siamo arrivati al 10 una volta, col 10% non è che poi governi una società. La società si governa con il 51%, se ci arrivi. Però con il nostro 17%, assieme a quel contratto di governo che è stato fatto dopo le elezioni, perché eravamo completamente, sicuramente lontani, qualcosa abbiamo portato a casa, l'immigrazione clandestina abbiamo portato a casa. Allora quando abbiamo bloccato queste navi, lo abbiamo fatto certamente andando al governo, non stando all'opposizione puoi solo fare le manifestazioni in piazza. Lo spazzacorrotti è stato fatto, allora si parla di moralità, l'abbiamo votato, è stato votato, la legittima difesa è stata fatta. Allora, non è che non abbiamo fatto in questi 8-9 mesi, non abbiamo guardato, ci siamo fatti girare i pollici. È chiaro che adesso in questo momento c'è una battaglia politica in atto, che sono le europee, dove là si fanno le misurazioni e i polsi. Qua c'è il settimo votato, lui sa benissimo che le europee è il giro di boa per capire, perché finché ci sono i sondaggi, sono sondaggi, ma quando i sondaggi li fai, quando apri le urne, quelli sono sondaggi veri, e da qui i numeri poi fai anche delle riflessioni in avanti, politiche in avanti, quindi con le regionali alle porte e non solo. Allora, penso che questo sia anche un motivo della tensione che c'è tra Lega e 5 Stelle. È chiaro che se noi non portiamo a casa l'autonomia, questo governo muore subito dopo le europee. Salvini, parlando con un candidato, un aspirante candidato alle europee in Sicilia, che è stato, diciamo, scartato, ha detto: ti voglio tenere buono per le politiche del 9 ottobre. Quindi nella storia repubblicana si è votato una volta. Scusate un attimo, solo una notizia di cronaca perché è arrivata adesso: vedova aggredita e picchiata in casa per strapparle i gioielli, caccia i banditi, siccome non ci vogliamo negare nulla. Solesino. È successo e sono purtroppo fatti che si arriva. Solesino, Padovano. Padovano. Ma l'analisi di Settimo Gottardo, uomo saggio in questa fase della sua vita e guarda con molta attenzione a ciò che succede, è stimolante. Ma solo in questa fase. Beh, quando anche lui ha gestito, era nel lagone anche lui. Lui ha un vantaggio come l'opinionista del calcio. È un opinionista, è diventato un opinionista, è vero. Hai ragione. No, comunque è stimolante. E lui ha detto una grande verità. E ha detto sì. Il governatore Zaia è il più apprezzato governatore d'Italia, però attenzione, perché nel territorio veneto stanno succedendo delle cose che non sono positive. Dall'autonomia mi permetterei di mettere anche Settimo anche il discorso delle grandi infrastrutture, ad esempio la questione dell'alta capacità ferroviaria, di cui avremmo un bisogno assoluto, anche quella è un'opera ferma. Come per dire, ma il Veneto conta di più o conta di meno rispetto al passato? Non c'è dubbio, segretario Darè, che la Lega ha un'evoluzione, no? Cioè siete diventati un grande partito nazionale, non c'è ombra di dubbio, tant'è che una buona parte del vostro elettorato non è più solo un elettorato delle grandi regioni del nord, ma è anche un elettorato del sud, siete diventati un partito nazionale.
anche nelle modalità, nel lessico, è cambiato tutto, la Padania non esiste più nel vostro linguaggio, persino i colori, anche il verde, no? È stato un po'... Va bene, ma è un'evoluzione. Però in questa evoluzione cosa conta il Veneto? Cosa conta il Veneto in Europa, ad esempio, di direttore? Io, ad esempio, sostengo che il Veneto non conta praticamente niente in Europa. Guardiamo un problema. Questa sera è piovuto dappertutto. Sì. Evviva la pioggia, perché la pioggia ne avevamo bisogno. Adesso bisognerebbe spalancare le finestre e respirare, perché finalmente con tutta questa pioggia possiamo respirare un'aria più sana. Ma fra 3 giorni torneremo nella camera gas. Il Veneto ha tanti problemi, ma il problema più grave, secondo me, è l'inquinamento. Oh, grazie. Cosa si sta facendo in Europa per le grandi aree inquinate del mondo? Tipo FAS. Tra cui nostra, inquinata nell'acqua, tipo il FAS, inquinata nella terra, inquinata nell'aria. Secondo me non si sta facendo praticamente nulla. E da soli, noi sindaci che chiudiamo la strada, che facciamo le domeniche ecologiche, è ovvio, no? Al massimo creiamo un po' di cultura, diciamo, ecologica, ma non serve a niente. Servono delle misure, serissime. Perché bisognerebbe che non esistessero auto in circolazione sotto gli Euro 4, bisognerebbe che facessimo una grande politica per la trazione elettrica o sulle nuove forme di macchine ibride. Io ad esempio ne ho una da tanti anni e sono anche orgoglioso che quando arrivo davanti a un semaforo la mia macchina non consuma energia perché è ibrida e quindi va in elettrico. Bisognerebbe che le nostre case, le nostre fabbriche fossero tutti edifici di tipo A, di livello energetico A/B. Ma ci vogliono tanti quattrini, non c'è nessuna misura europea che guarda un bisogno vitale, vitale, come quello della lotta all'inquinamento. Ecco, questi dovrebbero essere grandi temi in cui noi dovremmo impegnarci, ad esempio, in Europa. Con la politichetta che stiamo vivendo, temo che ci stiamo tenendo tutti questi grandi temi sul gobbone, che peseranno sulle nostre vite, per non parlare, per l'amor di Dio, per non parlare della responsabilità che abbiamo nei confronti delle generazioni che verranno. Allora, sarà un 25 aprile, come al solito, contraddistinto da polemiche. Venezia, bella ciao, divide ancora, diktat dei sindaci ad Ampi, l'associazione dei partigiani, Forcolin, vice governatore, diserta la piazza, provocazioni fra Lega e antifascisti alla vigilia delle celebrazioni storiche. Dobbiamo andare in pubblicità adesso, poi riprendiamo da Jacopo Berti e dalla nostra amica dei lavoratori precoci. A tra pochissimo.